Beh, oggi devo dire è stata una giornata, credo, estremamente piacevole e come presidente sono estremamente soddisfatto, molto soddisfatto di questa giornata. In realtà eravamo partiti un po' di tempo fa pensando di portare il comitato in giro per l'Italia per essere più vicini sia ai nostri attuali soci sia anche a nuovi soci, e questa era un po' l'idea di base, ma francamente non pensavo a una giornata così interessante e così piacevole. Oggi abbiamo avuto dei momenti di svago veramente molto molto belli, abbiamo affrontato dei temi estremamente seri, estremamente interessanti, abbiamo parlato di brand strategy, abbiamo parlato degli aspetti salutistici del caffè, abbiamo parlato di nutraceutica, abbiamo parlato delle performance e delle esportazioni italiane, quindi veramente una giornata molto densa, con tanti temi, devo dire tutti molto molto interessanti ed estremamente piacevoli. Abbiamo sentito della bellissima musica e quindi devo dire è stata davvero una giornata molto piacevole. Spero che sia piaciuta anche ovviamente a tutte le altre persone che erano presenti con noi e che questo ci aiuti a raggruppare ancora di più altri torrefattori nella nostra associazione. Le attività del comitato sono veramente tante e se vogliamo la difficoltà sta nel fatto che molte di queste attività sono un po' sotto cenere, cioè sono attività che vengono fatte che in realtà difficilmente vengono comunicate ed è difficile comunicare. Faccio un esempio: poche settimane fa abbiamo definito il capitolato, i parametri per la definizione dell'espresso italiano, e questo è un lavoro estremamente importante sia per il supporto ad alcuni processi legislativi a livello europeo o anche nazionale, sia anche in termini di espansione commerciale. Quindi questo è un lavoro importante, un lavoro che ci ha tenuto impegnato un gruppo di lavoro per un anno e mezzo, quindi questo è un tema. Ma ci sono moltissimi altri settori, immaginiamo tutti gli aspetti salutistici del caffè, le partecipazioni alle associazioni europee, la lobby nel senso assolutamente più nobile della parola che la nostra associazione fa e deve fare. E questo diciamo è un po' l'aspetto generale. Poi abbiamo dei lavori più concreti, più semplici se vogliamo, ma altrettanto interessanti, che sono per esempio l'elaborazione del mercuriale, quindi del valore del mercato del caffè. Abbiamo ovviamente un grande valore, credo, nella comunità che esprimiamo e quindi nel fatto di essere insieme, di scambiarci opinioni, e direi anche una cosa molto interessante che abbiamo iniziato da un anno e mezzo a questa parte, di mettere insieme, di invitare nella nostra associazione non solo i torrefattori come era in passato, ma anche i crudisti e i trader, cioè gli operatori commerciali del caffè, e i fornitori di servizi in genere. Questo fa sì che rappresentiamo e uniamo un po' tutta la catena di valore e di logistica del prodotto.